sono Max dei Barrafronzo, benvenuti nella terza puntata della serie su Hearthstone dedicata alla Lega degli Esploratori. Le prime due volte abbiamo ucciso Zinar e lo sciacallo del Sole Ferix, stavolta il tempio sta crollando e dobbiamo andarcene via a gambe levate. Non guarderò oltre, affronto nuovi ostacoli, non so quale mazzo dovremo fare. In linea teorica un super aggro, quindi facciamo finta che utilizziamo il match e anche questa volta alla fine della cosa, se riusciamo ovviamente a cavarcela. Vi farò vedere praticamente la lista del mazzo. Nel frattempo, vediamo in punto se Ciao Zid, uno dei support più forti d'Italia, quando giocava competitivo, adesso non so cosa stia facendo. Oddio, il tempio pericolante. L'hai voluto tu. Ok. Fa veramente cacarissimo, ma ok. E questo ostacolo com'è? Come funziona? Oh, Il soffitto sta crollando e ci sono mostri dappertutto. Muoviti! oh, oh. Vabbè, 10 turni all'uscita, va bene. Ok, mi metto un 2-3. Ehi, una pozza luminosa! Ti va di dare un'occhiata? What the C'è fuck? tempo per farlo. Direi che prenderemo questo. Mettiamo una bella Mirror Entity. Anche se lui non evoca creatura, quindi veramente non so se funziona. No, infatti, non funziona la Mirror Entity. Che Ehi, una fossa con spuntoni! meraviglia. Infligge 5 danni al tuo eroe o infligge casualmente 10 danni o nessun danno al tuo eroe. Minchia, ragazzi. Vai. Che Ehi, ottimo! Quasi con la mia stessa classe. culo! Ciao, ciao, ciao. Quel mazzo è immenso, meglio levarsi di torno! Oddio. Che cazzo di cosa immensa è? Ma stiamo scherzando? Omfg. Non si attiva nessun cazzo di effetto. Che bello. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. E terminiamo il turno. Cos'è sta roba? Alla fine del tuo turno distrugge il servitore alla sua sinistra. Non è che potessimo far Ehi, molto. le vibrazioni stanno diventando più forti. Temo che il soffitto crollerà al prossimo turno. Va bene. Che bella statua! E che rubino scintillante! Eh sì. Pesca due carte o rigenera 10 di salute. Ovviamente pescheremo due carte. Non mi sembra contento. Credo che voglia indietro la sua gemma! Oh, porca puttana. Abbiamo un match a poco? Purtroppo no. Quindi dovremmo tipo metterci le mani nel culo. Madonna santa, cos'è sta roba? Diciamo di mettere, boh, questo e Di questo. cosa sono capace! Ah, non ho altri segreti. Madonna santa, minchia, aiuto. Aia. Ma che cazzo di culo? Vabbè. Non ho 4 danni, ma metterò lo stesso in campo cose. Vabbè, lui non ha vita, ma non fa niente. Posso permettermi di scappare. Che cos'è una guardia? Oh Cristo santo. Facciamo così. Sperando di fargli più danni possibile. Va bene, gliene ho fatti 7, quindi devo comunque tradare qualunque cosa. Più di salute a un servitore non serve assolutamente un cazzo. Forse farei questo? Cioè, dobbiamo praticamente sopravvivere per 4 turni, questo è. Oddio, che cazzo è sta roba? Alla fine del tuo turno 1-1 con provocazione. Ah, Certo che questo fantastico. ci aiuterà a uscire. Andiamo! La mia mappa dice solo non entrate qui dentro. Ti avvicina di un turno all'uscita, affronta un golem da guerra 7-7, oppure non succede nulla. Tanto 3 turni forse riusciamo a sopravvivere. Dunque. Diciamo, questi due non sono match, potrei fare due. Accensione. Portali operativi. Questo. Risposta pronta. Picchiare l'1-1 e picchiare il 7-7.
Gesù santo. Inizia a far caldo. Dobbiamo muoverci. Sì, vabbè, ma alla fine del tuo turno invece due danni ai nemici. Grazie. Orca puttana. Arcimago Antonidas. Che bello, non posso utilizzare il coso perché c'è già un'entità speculare. Madonna santa. Mazzo peggiore, non potevamo scegliere. Un turno all'uscita. Insetti, proprio gli insetti. 10-3, ma che cazzo? Fisi 3 danni a congela, quindi io posso fare così. Oh, 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 fireball. Parabarabappa, parapa. Siamo quasi. Riesco a vedere il sole. Boom! Ah! Madonna santa! Abbiamo vinto! Oh, che cazzo di culo! Dopo. Abbiamo fatto! Non credevo sarei stato così felice di vedere questo deserto. Deserto. Mi sta venendo sete. Minchia ragazzi, un campione di organizzazione, quasi come me. Dopo che giochi un servitore con grado di battaglia infligge 2 danni a un nemico casuale ed è solo per sciamano. Sacra prova, se il tuo avversario è almeno di 3 servitori ne gioca un altro questo viene distrutto. Fantastico, quella merda di cacciatore adesso avrà un po' più di vita dura. Mazzi sciami di merda. E abbiamo in teoria finito l'ala. E quindi infatti ci arriva 6-4-6, se il tuo mazzo ha una sola copia per carta, cura completamente il tuo eroe. Fantastico, grazie. Carte a caso. Ombra antica, grado di battaglia, mentre un'antica maledizione nel tuo mazzo, quando viene pescata infligge 7 danni al tuo eroe. Però è una 7-4, quindi una carta che comunque ha un body di merda, però al turno 4. Beh, a questo punto però preferisco il Fair River, abbiate pazienza. Ah, ci sono le sfide di classe. Cazzo, per guerriero questo dragone. Va bene, grazie. Stanno cercando il bastone. Lol, chissà chi cazzo è questo. Signori, questa ala per il momento è finita. Abbiamo le sfide di classe che ci aspettano nelle prossime 2 puntate. Vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Vi faccio vedere il mazzo che ho utilizzato, collezione personale, per questa sfida, che è il match, che è un semplicissimo match, gira da un sacco di tempo. C'ha gli agnomici, il tecno ingegnere, il dardo di gelo perché è un removal forte, il fastidio bot perché è un match fastidioso, il robo vocatore perché è sinergico con tutto il mazzo, sbuffa neve perché sono forti contro tutti quanti i vari mazzi agro tipo il paladino, scienziato pazzo perché in teoria giochiamo 2 segreti ma boh, entità speculare va bene, si spiega da sola, carro ragno fortissimo, è esattamente come quello là del prete della scorsa volta però senza il detrattle, però lo possono usare tutti, c'è lo gnomo aggiusta tutto, quello là di Tinkertown che se tipo lo metti insieme a un match ti dà uno spare part e in più guadagni +1/+1, 2 fireball, questo qua che è semplicemente fortissimo, 2 tecnomaghi perché sono sinergici con il resto del gruppo, 2 cavalieri a molla che sono un'aggiunta recente, d'accordo, del Grand Tournament, l'arcimago Antonidas perché è forte e Dr. Boom perché se ti avanza una carta metti dentro Dr. Boom. Fine, vi invito a lasciare un commento nell'area commenti, lasciare un mi piace, se volete condividete questo video con gli amici in maniera tale che affrontino insieme a noi le ali di questa avventura e considerato che non altro è rimasto da dire, da Max di Berro Fronzo, adios a todos!